Signore e signori, sta per avere inizio l'ultima sfida e vi assicuro che sarà molto emozionante. Assisteremo a un incontro incredibile tra due Pokémon potentissimi, perciò vi consiglio di non distrarvi neanche per un istante. Charizard, lanciafiamme, vai! Blastoise, attacco rapigiro, vai! Blastoise! Il rapigiro si dimostra un'ottima difesa contro il lanciafiamme di Charizard. Blastoise, idropompa! L'idropompa colpisce Charizard mettendolo in difficoltà. Charizard, vola! Mettiti dietro Blastoise, presto! Attacco testata! Quell'attacco testata ha colpito il bersaglio. Fino ad ora gli attacchi lanciafiamme di Charizard sono sembrati inutili. Ash riuscirà a trovare un modo per non farsi schiacciare. Charizard, vola in alto e poi piomba giù in picchiata! Blastoise, usa l'idropompa per impedire a Charizard di attaccarti! Con il suo attacco idropompa, Blastoise sta mettendo il bastone fra le ruote a Charizard. Charizard non trova lo spazio necessario per contrattaccare. Accipicchia, ci deve essere ancora qualcosa da fare. Ma che cosa? Sei in difficoltà, Ash. Sei sempre stato molto bravo a salvarti quando eri già con le spalle al muro. Ma questa volta niente potrà toglierti dall'impiccio. Charizard, cerca di resistere! Di solito gli attacchi di fuoco non hanno molto effetto sui Pokémon d'acqua, ma a volte funzionano, specialmente se Charizard riesce ad accorciare le distanze da Blastoise prima di attaccarlo. Così non va. Prima di tutto devo fare qualcosa per bloccare quell'idropompa. Ma certo! Se non colpiamo Blastoise, possiamo colpire tutto ciò che lo circonda. Charizard, usa il lanciafiamme per bruciare il campo di battaglia! Charizard sta colpendo il campo con ripetuti attacchi lanciafiamme. Che strategia avrà in serbo il giovane Ash? E adesso? Che cosa avrà in mente questa volta? Non riesco proprio a capire le intenzioni di Ash. Molto bene, Charizard! Continua con quel lanciafiamme, vai! Sta cominciando a fare terribilmente caldo. Cosa? Guarda laggiù! Oh no! Il campo si sta sciogliendo. Impossibile! Perfetto! Questa è una strategia molto originale. Gli attacchi lanciafiamme di Charizard stanno fondendo il campo di battaglia, lasciando Blastoise senza via di fuga. Pare che Ash ce l'abbia fatta di nuovo. Blastoise è forte contro gli attacchi di fuoco diretti, ma non contro una situazione del genere. Ora cosa farà Gary? Il suo Pokémon si trova immobilizzato in un campo rovente. Blastoise, usa l'idropompa per raffreddare il campo di battaglia! È incredibile! Nel cercare di raffreddare il campo infuocato con il suo attacco idropompa, Blastoise non ha fatto altro che creare una fitta coltre di vapore. Così ora è impossibile vedere cosa sia successo ai due Pokémon in gara. Eccoli, ora che il vapore è svanito, vediamo che Charizard e Blastoise sono impegnati in un combattimento corpo a corpo. È troppo vicino, Blastoise non lo può colpire con i suoi idrocannoni. Usa l'ira del drago! Evitalo, presto! Charizard, solleva Blastoise con te, portalo in alto! Blastoise, attacco morso! Charizard, ti prego Charizard, non mollare! Movimento sismico con tutta la tua forza! Charizard usa ancora l'attacco movimento sismico. Blastoise! E questa volta sembra che funzioni. Blastoise non è più in grado di combattere, vince Charizard! Blastoise è stato sconfitto! Il vincitore dell'incontro è Ash...